Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Speciale gare alla bocciofila Porto Potenza Picena. Le teste delle bocciofile Ponte Sasso, Morro Valle, Campanelli Moie, Passo Ripe e Lucrezia. Un'altra grande bocciofila, quella di Porto Potenza Picena, ha organizzato un'altra grande gara, anzi più di una. Le regionali per le categorie B e C separate sino alla fine e poi la nazionale per le categorie A e A1. Grandi gare e grande partecipazione, cosa che in questi ultimi tempi non si vede molto. Ci sono state 200 coppie nella categoria B e C e 152 individualisti nella gara nazionale. Che dire? Complimenti alla società organizzatrice e al suo presidente, il dottor Mario Ferraresi, dicendo anche che la Coppa del Presidente era naturalmente a lui dedicata e da lui sponsorizzata. Ascoltiamo il dottor Mario Ferraresi. Sono molto contento, è stata veramente una settimana, perché c'erano anche la B e la C, no? E mi sono anche reso conto di quanta fatica è che sta qui tutto il giorno, continuare a giocare, sfermarsi, rigiocare, eccetera. Bello stress. Comunque è bello per giocare a sto livello, comincio a capire anch'io che ci si possa appassionare veramente a questo sport. Ringrazio perché mi fa veramente piacere, poi la tua presenza ormai fa parte della routine, devi essere sempre con noi. Grazie, finché ce la farò ci sarò. E alla Coppa del Presidente ha presenziato anche il vicepresidente nazionale della Federboccia, Moreno Rosati. Numeri importanti perché hanno fatto più di 16 gironi, quindi il fatto che ci sono stati atleti anche di categoria 1 l'ha qualificata. Ha vinto Giuliano Di Nicola, insomma un atleta di primissimo ordine. Sono contento per la società perché si impegna molto anche per garantire attività nazionale e soprattutto insomma è stata una giornata intensa anche per me nella realtà delle Marche, con molto piacere direi soprattutto la festa che la bocciofila Lucrezia ha organizzato per celebrare i propri atleti, i propri campioni. È stata veramente una bella manifestazione, ben organizzata, e soprattutto una cosa che mi ha fatto veramente molto piacere è vedere dei giovani e delle giovani che si mettono in discussione, si mettono alla prova anche nella parte organizzativa. Vedono i giovani nelle bocciofile, è sempre un piacere. Beh, direi il cuore si apre, si riempie di gioia, peraltro insomma sia, come dire, Flavia, come ho già detto, ma anche il campione italiano Under 18, insomma, che ha fatto un intervento nel ricevere il premio molto emozionante, dedicandolo alla mamma, purtroppo scomparsa prematuramente. Insomma, sono dei segnali molto incoraggianti perché abbiamo dei giovani molto ma molto qualificati e che fanno vedere anche con fiducia il futuro. Ne abbiamo bisogno perché anche in prospettiva avremo degli appuntamenti importanti, avere dei ragazzi e delle ragazze così qualificate, così motivate, insomma, ci fa guardare con fiducia. E alla bocciofila Porto Potenza Picena non poteva mancare l'amministrazione comunale con il vice sindaco Giulio Cacciotti. Ma innanzitutto facciamo i complimenti per l'organizzazione, è sempre un bellissimo ambiente con persone ottime che credono fortemente nello stare insieme e in questi bellissimi momenti che non sono solamente esperienze sportive, ma sono un motivo per stare e conoscere persone nuove, stare insieme e crescere delle bellissime amicizie. Proprio ora il presidente mi raccontava di un'amicizia di 40 anni nata nelle bocce e che continua ad essere sempre molto forte. Quindi complimenti a tutto il gruppo per l'organizzazione di questi bellissimi tornei e complimenti ai giocatori che hanno disputato delle ottime partite. E alla bocciofila Porto Potenza Picena potevamo non ascoltare due parole e anche una barzelletta dal mitico Giuseppe Micucci, Peppe De Pia.
è il vice sindaco. Come si chiama? Si chiama Casciotti Giulio, se non sbaglio. Lo conosci? Di vista, voglio dire. All'amministrazione comunale, vi è vicino? Sì, sì. Di solito quando parlo, lui è anche assessore allo sport, sembra che quello che diciamo stiamo, diciamo, in sintonia, non c'è problemi. Per adesso, dopo la prossima volta che mi fai l'intervista te la dico meglio se ha fatto o non ha fatto, capito? La barzelletta ve la dici? Breve. È pulita. E tutte pulite le mie. Lo so che so. C'è uno che c'ha un incidente stradale, c'ha ragione, va a prendere i soldi sull'assicurazione, c'aveva un braccio tutto piegato. Allora gli ha detto: che hai fatto? E che ho fatto? Ha detto: con quell'incidente mi è rimasto così. Ha detto: ma più di tanto non lo posso alzare. Adesso non lo puoi alzare, ma prima fino a dove lo potevi alzare? Ha detto: prima la voglia fino a quassù. Queste le semifinali di categoria B. Massimiliano Di Battista, Luigi Ballini, Montegranaro contro Rolando Cartuccia, Luigi Biagioli, Casenuove, Osimo. Renzo Ranaldi, Lanfranco Cutoloni, Ancona 2000 contro Sergio Bedini, Giuseppe Bedini, Fontespina. Nella categoria C, Diego Zannini e Luciano Maccari, Passo Treia contro Ernesto Bartolacci, Pierino Spalletti, Città di Recanati. Nazareno Ercoli, Giancarlo Svampa, Tolentino contro Silvano Evangelisti, Lorenzo Giobbi, San Benedettese. E ora, prima delle due finali, qualche secondo di silenzio per ricordare Giuseppe Pantanetti. Purtroppo questa federazione non vuole che sui manifesti si inserisca la foto, il memorial di un dirigente e amico che non c'è più. Noi non riusciamo a capire perché. Nella categoria C è partita bene Tolentino, che conduce per 3-0.
E nella categoria B è partita bene Montegranaro, che conduce anche lei per 3-0. E Passo Treia ha recuperato 2 punti, 3-2. E un punto lo ha recuperato anche l'Ancona 2000, 3-1. Tolentino ha conquistato altri 3 punti e si è portata sul 6-2. Vediamo ora cosa succede nell'altra corsia. Punto preso. Ancona 2000 ci prova. Riprende il punto, la bocciata di Montegranaro colpisce. Ultima boccia, punto preso per l'Ancona 2000. Montegranaro all'accosto. E un punto per l'Ancona 2000 che si porta sul 2-3. Salve. Per un problema tecnico ci siamo persi qualche giocata. Ora siamo, vediamo, nella categoria C c'è un pareggio 7-7. E un pareggio anche nella categoria B 4-4. Un punto a terra per l'Ancona 2000, ancora è soltanto un punto, e sì, il secondo non è arrivato, nemmeno, con questa boccia, 5-4 per l'Ancona 2000, e di là vediamo cosa succede, siamo nella categoria C. Ottimo l'accosto, errore nella bocciata ed è un 8-7 per Passo Treia. Ottimo questo accosto di Montegranaro. Errore, però va bene così perché sono 2 punti a terra per Montegranaro. Restano 2 punti, sorpasso 6-5. E nella categoria C c'è una tornata tutta favorevole a Passo Treia, che ora addirittura può chiudere la partita conquistando 4 punti. E così nella categoria C Diego Zannini e Luciano Maccari Passo Treia hanno superato Nazareno Ercoli e Giancarlo Svampa Tolentino. A chi dedichi questa vittoria? E la dedico alla Bocciofila, a tutti gli appassionati di bocce e a me stesso, che non vinco quasi mai, gioco talmente poco però. E tu sei uno che vince invece? Una volta forse qualcosa, ma adesso. A chi la dedichi? A famiglia soprattutto, che c'ha anche pazienza, e alla società e a tutti i tifosi. E la coppia di Montegranaro si porta ancora avanti, 2 punti, siamo sull'8-5. E l'Ancona 2000 addirittura lascia 2 punti agli avversari, 10-5 per Montegranaro. Ora però c'è un recupero per l'Ancona 2000. Secondo punto inserito. E arriva anche il terzo. Siamo sull'8-10. La bocciata sul pallino. Punto preso. Montegranaro all'accosto.
punto preso. Ancora 2000, ultima boccia. Il punto non è preso. E ora Montegranaro può chiudere qui la partita. 10-11 a terra e arriva il 12° punto, quello della vittoria. Vincono Massimiliano Di Battista, Luigi Ballini, Montegranaro su Renzo Ranaldi e Lanfranco Cutoloni, ancora 2000. A chi dedichi questa vittoria? Beh, io e mia moglie che sta a casa, quindi è doveroso, voglio dire, quindi per una volta che ci arrivo è giusto che gliela dedico. Io alla mia compagna che sta lontana e a tutti gli amici della Bocciofila e tutti quelli che ci conoscono, che sono contenti che abbiamo vinto. E siamo alla nazionale della domenica. Siamo arrivati per i quarti di finale e abbiamo visto una corsia già vuota. Chi c'era? Mirko Sauretti e Giuliano Di Nicola. Quest'ultimo aveva vinto in poco tempo. Mirko! Ciao! Ciao Mirko! Io volevo vederti in campo. Che ti è successo? Niente, si è arrivato un po' troppo tardi, allora ormai è andata. Ma una partita velocissima. Io gli do sì, o per bene o male, non è che sto a perdere tempo. Ma o la spacca? No. E te sei fatto così? No, sarebbe stata meglio se fosse stata un po' più combattuta, ma oggi è andata male. Succede. Il vincitore. Di Nicola. Esatto, di Nicola. La previsione, chi vincerà? Ma io penso di Nicola, e che se la può battere con Casarino. Buonasera, buonasera. Una previsione, chi vincerà? Il più forte penso che arriva in finale e vince. Anche il più fortunato comunque. Quello non si discute, più forte, più fortunato, più bravo, tutto. Il nome non me lo dici? No, per adesso no, ancora è presto. Ecco, Piero Maurizio. Lei ha vinto? Per il momento sì. Potrebbe arrivare in finale? Speriamo. Potrebbe vincere la gara? Sì. Magari me lo auguro. Oh. Ecco qua queste belle signore. 12-13. Sta seguendo il gioco? Da vicino. Direttamente da vicino. Una previsione, lei che è un esperto, chi vincerà? Ma tiriamo per Di Casa, per Fontespina, per Manuel Gattari. Pallino a 3 centimetri, leggermente verso destra. E come la vedi questa fase finale? Chi vincerà? Una previsione? Non lo so, è difficile stabilirlo adesso, molto difficile, però. Però ho visto un bel gioco, vedo bei giocatori, livello molto alto, sì, buono, alto. Bella manifestazione. C'è un morto. Ci siamo. Buonasera, allora mi dica. Cosa devo dire? Siamo qui a vedere gioca a bocce, mi sembra una bella cosa. Visto qualcuno che gioca meglio degli altri e che potrebbe vincere? Beh, Giuliano Di Nicola, ho visto. Lui?
penso di sì, a questo punto penso di sì. Ti ha fregato Amico Savoretti? No, ma perché l'ho visto giocare un paio di partite. Ha giocato bene e anche abbastanza, il gioco lo favorisce un po'. Andiamo a vedere. Grazie. Previsione, dai. Giuliano Di Nicola. E ora ascoltiamo il presidente, il delegato del comitato provinciale FIB di Macerata, Luca Gerosi. Allora, come sta andando, come è andata questa gara? Anzi, due gare, regionale e nazionale. Ma devo dire complimenti alla Bocciofile di Porto Potenza perché ha organizzato veramente due belle manifestazioni. Ieri la gara regionale a coppie per la B e per la C, si sono scritte 200 formazioni. E anche oggi invece la gara nazionale abbiamo avuto un numero elevato perché abbiamo raggiunto 150 formazioni, e non solo a livello quantitativo ma anche qualitativo, perché Formicone di Nicola, Nanni, Savoretti, quindi diciamo i big, c'erano tutti in questa bella manifestazione. Che bello! Qua. Vieni, dai. Una previsione? Non lo so. È un esperto, dovrebbe saperlo. È complicata la faccenda perché ci sono dei bravi giocatori. Vediamo chi vincerà. Aspettiamo un paio d'ore e vediamo chi vince. Okay. Il migliore. Il migliore, sicuramente. E oggi dirige la gara con una divisa impresentabile, Remo Giovannetti. Mirko! No, a lei sì però. Lei sì. Che ne ha 10? Brutti? 10 o 9? A posto, ottimo. Brutti. Arbitro, levati da lì davanti. Bello. Ai. È corta? No, non è. Dopo state intelligenti. Brutti. All'accosto, 11 a terra, 12 questa che arriva, e arriva, è arrivato il 12° punto della vittoria. Eccolo, e vai! Bellissimo, bravissimo, ciao. Come si chiama? Si chiama Eros, c'ha 10 anni. 10 anni? Sì. Hai addestrato bene? No, addestrato, lì ci parlo, solo col parlare lui capisce tutto. È un amico? Di più. Ah, ciao. E vai. È arrivato, oh. Sì. Una previsione, chi vincerà? Secondo me è una bella partita tra Coppola e Di Nicola, però sai, le voce rotonde, gira, quindi... Brutti, no? Lo vedo più Coppola, ha giocato una partita bella con Formicone, vediamo, comunque un bello spettacolo. Eccolo,
secondo lei chi vincerà? Dopo aver visto una bellissima semifinale, punterei per Brutti. Noi purtroppo dobbiamo chiudere qui questo servizio e rinviamo la finalissima e la cerimonia delle premiazioni alla rubrica della prossima settimana. Non mancate! Della bella e partecipatissima festa dell'US Ponte Sasso avete già visto la prima puntata. Purtroppo per ragioni di spazio la seconda e ultima puntata andrà in onda nelle prossime rubriche. In questa prima, purtroppo breve, puntata della festa della Bocciofila Morovalle al ristorante Apollo 8 vi possiamo far ascoltare tre interviste a personaggi che sicuramente riconoscerete. Sesto, da quanto tempo è che non giochi più a bocce? È un paio d'anni. Ho lasciato perdere perché non gliela faccio, mi do le ossa, le ginocchia. Vado sempre in bocciofila, però gioco a carte. Però le tue vittorie te le ricordi tutte? Beh, modestamente ne ho fatte abbastanza. Grazie, sì. Scusi, ma lei ha giocato anche con la bocciofila Morovalle? Ancora no, ancora no. Tra poco può darsi. Non si sa, ma tutto è possibile. Ma alla bocciofila Morovalle però ci ha vinto qualche gara. Qualche gara sì, ma ero giovane all'epoca, Maurizio. Due parole da grande campione. Lei alla bocciofila Morovalle ci ha giocato mai? Ma sono di casa, posso dire che è una serata particolare. Complimenti alla società, complimenti al presidente, complimenti a tutte le persone, perché creare questi momenti non è da tutte le società e questa sera è una dimostrazione. Complimenti, bravi veramente. Grazie Dante. E la prima breve puntata della festa della bocciofila Passoripe, dove naturalmente si sono festeggiati i campioni italiani, la vogliamo però dedicare a loro, ai più giovani. Lasciamo a loro il microfono. Ciao. Fai una domanda. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Nicolò. Quanti anni hai? 8. Che classe fai? Terza A. E tu? Non lo posso dire, c'ho la Eve Muscia, Riccardo Alchichi. Quanti anni hai? 10. Che classe fai? La quinta, elementare. Anita, vieni qua. Ecco qua, abbiamo la giornalista. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Anita. Quanti anni hai? 11. Che classe fai? La prima media. Ok, finita. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Rebecca. Quanti anni hai? 10 e 11. Che classe fai? La prima media. E naturalmente anche alla bocciofila Passoripe si è mangiato bene, non bene, benissimo, ma ve lo racconteremo nelle prossime rubriche. Arrivederci. E naturalmente è stata una bella festa anche quella della bocciofila Pianello Vallesina al ristorante Yolanda. Anche qui eravamo in tanti e anche qui si è mangiato bene. E anche qui vi facciamo ascoltare l'intervista di un personaggio che dovreste conoscere. Scusi, lei ancora gioca a bocce? Io ancora gioco a bocce per un semplice motivo. Perché dalle 1 a 1:30 quando ho finito il pranzo fino alle 4:30 che non torno a casa, mia moglie non so che cosa fare, quindi lo impiego in questa maniera. Ma le gare le fa? Le gare qualcuna le faccio per avere ancora lo spirito competitivo, quindi tenermi vivo, ma il motivo è solo quello, non c'è... Ma adesso una domanda imbarazzante, si ricorda dell'ultima vittoria che ha ottenuto? La vittoria no, non me la ricordo, mi ricordo Giacomo Acqua, mi ricordo queste vie qui, la via della vittoria ancora non l'ho trovata.
grande, grandissima, straordinaria festa è stata quella della bocciofila Lucrezia. E su questa festa avremo tante cose da raccontare, ma in questa breve prima puntata vi facciamo ascoltare soltanto le parole di una grande campionessa. Devo dire che da commissario tecnico vivo delle emozioni veramente forti. Le ho vissute sì come giocatrice, ma anche devo dire che da commissario tecnico mi emoziono tantissimo, vedendo loro vincere e pensare appunto a quello che provano loro nel momento della vittoria, che sono cose che ho provato anch'io e so insomma com'è bello insomma essere sul podio. E che dire, grazie a Lucrezia che ha preparato queste ragazze, sia la Gasperini, sia la Morelli, che anche quando stanno in squadra sanno vivere la squadra, che è importante, perché sì, vinci tu, ma vinci soprattutto anche per la squadra e devi dare coraggio anche ai tuoi amici di squadra quando loro si trovano in difficoltà. E questo devo dire che queste ragazze lo sanno fare benissimo. E vi ringrazio ancora per le emozioni che mi avete dato e le emozioni che provo anche in questo momento essere qua alla vostra premiazione. Grazie mille. Grazie Germana. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.